E eccoci arrivati finalmente nello straordinario Gargano. Questo posto, ragazzi, è incredibile, è come se fosse un'isola attaccata alla terraferma. C'è un promontorio da paura. È un posto incredibile, con delle cose straordinarie, tipo la sua cultura, le sue chiese rupestri, con queste foreste meravigliose, questi trabucchi sul mare dove i marinai guardano l'azzurro del mare. Che meraviglia! Buongiorno, un turista con delle orchidee meravigliose. Ma lei sta facendo un regalo alla moglie, come minimo. Sì, sì, li porto quasi tutti i giorni. Poi, un regalo così? Ma io che sono ligure morirei, avrà speso un sacco di soldi, no? Ma no, si trovano ovunque qui nei campi. Ma veramente? Fiore di campo? Cioè, non è che lei fa, non è che fa la rubati da qualche parte? O no, 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 no. Si trovano? Sono qui, sono qui. Qui sono i campi qui fuori. La ringrazio molto. Le orchidee qua si trovano nel Gargano, nei campi, come Piscialetto, come le margherite. Si trovano da tutte le parti, senza comprarle. Fammi un po' pensare a una cosetta. Michelle! Oh, Dario, pensavo fosse andato via con il circo. Col circo? Vabbè, a pensarci bene, nessun circo ti avrebbe assunto. Avresti spaventato i bambini. Ma perché sei sempre così cattiva con me? Ho proprio oggi che avevo deciso di farti una sorpresa meravigliosa. Un, due, tre. Ta-da! Ma Dario, ma sono bellissimi. Ma tu sei veramente uno spilorcio. Uno spilorcio? Perché ho speso un sacco di soldi per comprarteli. Ah sì? Guarda che lo sanno tutti che queste orchidee sul Gargano crescono spontanee. Ce ne sono più di 80 specie. Fammi vedere lo scontrino. Lo scontrino? Non può un galantuomo andare in giro con lo scontrino quando fa un regalo a una signora. Non si può. E una signora non può andare a trovare un galantuomo in galera. In galera? Perché galera? Perché Dario, le orchidee del Parco Nazionale non si possono cogliere. Ah no? Eh no! E quel signore di prima, allora io parlavo con lui. Quel signore di prima? T'ha preso in giro, quello è mio cugino. E sì, voleva fare un regalo di anniversario alla moglie. Quindi l'ha comprata, ma l'ha preso in giro a me, però... Sì. Devo confessartelo, in galera non ci andrò mai. Perché non ci andrai mai? Perché sono di plastica, non sono andato nei campi a prenderle. Dario, metti in moto, va che ci aspetta un altro bellissimo viaggio con Autostrade per l'Italia. Su, ridi che sei in un paese meraviglioso, dai! Però senti, sono di plastica, ma senti che sanno di sandalo. Sandalo di plastica, sì, dai che guido io, vai. Allora, secondo la mappa qui dice che tra poco dovremmo arrivare. Oh, meno male, non vedevo l'ora di arrivare nel Gargano, che stupendo, bravo. Guarda, tra poco dovresti girare a destra, qui. Sei sicura? Sì, non sì. Non mi fai sbagliare come l'altra sera? Dario, io non ti faccio mai sbagliare strada, eh. L'altra sera mi hai fatto sbagliare strada. Eravamo a cena, ti ho detto dov'è il bagno degli uomini, mi hai detto in fondo a destra e sono finito in quello delle donne, capito? Dario, per favore, dai, su, metti la freccia che siamo arrivati. Non dire freccia, è pericoloso dire freccia qua, fermati. Ma sai la leggenda della freccia? No. A un certo punto c'era un vecchio contadino che ha un toro molto bello. Questo toro a un certo punto scappa, lui cerca il suo toro, gli finisce in una grotta dentro, non può più tirarlo fuori, però lo deve uccidere il povero toro. Prende un arco con una freccia, punta a sto toro, scocca questa freccia, la freccia incredibilmente gira, torna indietro, prende il vecchio nell'occhio, il contadino nell'occhio, lui terrorizzato, corre a casa, spirito di paura, va a casa e va a raccontare questa cosa al vescovo. Sì. Il vescovo gli dice che deve pregare per 3 giorni consecutive. La notte del terzo giorno appare al vescovo l'arcangelo Michele e gli dice che deve fare in quella grotta lì, deve erigere nella grotta. Ma questa è la storia del santuario di Monte Sant'Angelo. Perfetto, bravissima, perché la grotta è sacra. Ah, ecco che cos'era. E vabbè, Dario, però Dario devi uscire, però non hai messo la freccia. La freccia, la freccia, è pericoloso parlare di freccia a queste parti. Sai la leggenda della freccia? Allora, qua davanti c'era un vecchio contadino che gli è scappato un toro. A un certo punto questo toro finisce dentro una grotta, lui va di colarco, hai capito? Oddio, la vecchiaia quanto è brutta. La Puglia, nobile e lussureggiante terra di confine, da sempre ha rappresentato la porta tra due mondi, il punto di contatto tra Oriente e Occidente, tra cristianesimo e paganesimo, tra passato e futuro.
Qui per secoli milioni di viandanti, cavalieri, monaci o semplici pastori hanno calpestato la via francigena del sud per raggiungere il sacro suolo della Terra Santa. Prima di imbarcarsi sulle navi dirette verso est, molti di quegli antichi pellegrini erano però soliti compiere una deviazione verso un lembo di terra ricco di natura, di arte e di emozionanti luoghi di fede, il Gargano, lo splendido promontorio che protende le sue braccia sulle azzurre acque del mare Adriatico. Ma qui all'epoca non si veniva in vacanza. Quei pellegrini non erano semplici turisti, ma eterni ricercatori di religiosa sacralità, che volevano ammirare alcuni tra i luoghi più significativi di tutto il cristianesimo. E come quegli antichi pellegrini, oggi anche noi visiteremo il Gargano per scoprire quelle perle di infinita bellezza che da più di 1000 anni continuano a richiamare devoti fedeli e appassionati d'arte da tutto il mondo. La prima tappa del nostro viaggio ci porterà a Monte Sant'Angelo, scenografico balcone sul Gargano, per visitare la grotta delle apparizioni dell'Arcangelo Michele, che è racchiusa nel bellissimo santuario a lui dedicato. Da quassù si può godere un'incredibile vista sul Golfo di Manfredonia e si può scorgere la seconda tappa del nostro viaggio, l'antica abbazia di Santa Maria di Pulsano, che tra natura e silenzio invita a momenti di intensa meditazione. Ci aspetta infine la perla del Gargano, Vieste, la città costruita su uno sperone di roccia bianco come il latte, che tra gli infiniti vicoli del suo centro storico cela gelosamente la bellissima concattedrale di Santa Maria Assunta. Tra arte, spiritualità, leggende e storia, preparatevi quindi a conoscere l'anima sacra del Gargano, che da secoli ha reso questa terra una meta di pellegrinaggio e di preghiera. Dario, ma guarda che meraviglia, la bellezza di questo posto, i colori, i profumi, ma è davvero uno spettacolo per tutti i sensi. Direi eccezionale. Che ti è caduta la dentiera? Perché hai detto tutte queste no, Z? Con 3 Z, eccezionale veramente. Ah, ma tu mi stai citando Diego Abate Antuono, certo. Ho capito, scusa, ma lui non è milanese? In realtà il padre era di Vieste, lui veniva qua a trascorrere l'estate. Pensa com'era questo posto negli anni 60, questo posto è meraviglioso, questo mare, questa natura selvaggia, potevi piantare le tende direttamente sulla spiaggia. Pensa che meraviglia. Meraviglioso, guarda, ma tu non sai quanto sarebbe piaciuto anche a me vivere in quell'epoca. Ma davvero? Tanto, tanto, tanto. Ti piacerebbe? Sì. Ma veramente? Sì, sì. Vorresti andare a vivere in quell'epoca lì? Beh, sì. Allora, fermi tutti. Un attimo solo, dammi un attimo. Ma che bellezza, Dario, guarda, davvero eccezionale. Ho capito, preparati a entrare in un'esperienza straordinaria, bella mia. Scusa, ma che ci fai con quello scolapasta? Questo? No, questo perché quando ti lavi vai alla sorgente, ci metti questo, come diceva Abate Antuono, e poi viene fuori l'acqua così, tipo doccia, ti fai la doccia, capito? Basta facile. Mamma. No, guarda Dario, io ci ho pensato, ci ho riflettuto, per carità, una bellissima epoca, una rivoluzione culturale incredibile, usciranno tanti dischi che hanno fatto la storia della musica, però io preferisco la mia di epoca, eh. Facciamo così, io mi avvio, vado a Monte Sant'Angelo, ci vediamo lì, grazie per questa esperienza, Dario, meravigliosa, però ciao. Traditrice. Pensa che tra 2 giorni usciva il disco nuovo di Jimi Hendrix, usciva. Dammi fare l'autostop, va. Mentre risaliamo gli 863 metri che ci separano dalla cima dello sperone su cui si trova Monte Sant'Angelo, ci chiediamo cosa spinga milioni di persone da più di 1500 anni a raccogliersi in questo luogo isolato, quasi sospeso tra cielo e terra. La risposta forse è celata in una frase del poeta francese Paul Claudel, che una volta scrisse: «La vita è una grande avventura verso la luce». Infatti, come un faro nel buio, Monte Sant'Angelo brilla della raggiante sacralità del suo meraviglioso santuario, luogo di culto antichissimo costruito come un prezioso scrigno intorno a uno dei Sancta Sanctorum del cristianesimo, la grotta delle apparizioni di San Michele Arcangelo. Questa è una storia antica, non solo religiosa, ma anche architettonica, che nasce alla fine del IV secolo, quando l'Arcangelo Michele apparve per ben 3 volte a San Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto, con la promessa di perdonare i peccati degli uomini. Un primo santuario venne costruito nel 493 sulla Grotta dell'Apparizione. A partire dal VII secolo, il primitivo luogo di culto entrò a far parte dei domini longobardi, i quali riconobbero nella figura di San Michele una trasposizione delle virtù guerriere e protettrici del grande dio Odino.
Il santuario fu oggetto di imponenti lavori di ristrutturazione ed ampliamento che abbellirono e resero più funzionale la sua struttura. La basilica divenne così un'importante meta di pellegrinaggio e per i successivi 13 secoli ha continuato ad attirare fedeli provenienti da tutto il mondo. Lo testimoniano le numerose iscrizioni incise sui muri degli ingressi, talune addirittura scritte con il carattere runico delle antiche popolazioni germaniche. Oggi il santuario si sviluppa su due livelli sovrapposti. A livello superiore sono presenti i due portali romanici e il campanile ottagonale alto 40 metri, che fu eretto da Carlo d'Angiò come ringraziamento a San Michele per la conquista dell'Italia meridionale. Il livello inferiore è accessibile mediante una scalinata costruita dagli Angioini con 86 gradini distribuiti in 5 rampe. Da qui, attraverso le porte in bronzo realizzate nel Settecento a Costantinopoli, si entra nella basilica costituita quasi per intero dall'antica Grotta delle Rivelazioni. L'ambiente è semplice e grandioso al tempo stesso. Ai soffitti e alle pareti in roccia viva si contrappongono infatti bellissimi monumenti che lasciano senza fiato i visitatori. Il primo che ci troviamo di fronte è il magnifico altare barocco del 1690. L'edicola è impreziosita dalle tre figure scultoree di San Giuseppe, San Nicola da Bari e Sant'Antonio da Padova che accolgono i fedeli mentre vegliano il tabernacolo. Verso il fondo troviamo l'altare maggiore, scavato nella grotta alla fine del Cinquecento per dare più spazio e solennità alle messe. Qui è collocata dal 1507 la magnifica statua di San Michele, attribuita allo scultore toscano Andrea Contucci, detto Sansovino. Il complesso riserva ancora molti luoghi mistici da visitare, come le due cripte. Quella più antica, di epoca longobarda, si trova al di sotto della basilica e vi si accede tramite alcuni gradoni in pietra. La seconda, più moderna, conserva il Museo Lapideo, dove sono visibili pregiati reperti architettonici come sculture e capitelli recuperati nei secoli. Da sempre il santuario di San Michele rappresenta quindi un punto di unione tra culture e storie, dove ogni uomo può intraprendere un personale percorso di fede verso la completa riconciliazione con Dio. San Michele non è stata l'unica figura sacra ad essere apparsa qui in una grotta ai fedeli. Al contrario, sul Monte Gargano erano diversi i fedeli che si recavano a trovare Calcante, il sacerdote del dio Apollo che ne interpretava le misteriose parole e donava miracolose guarigioni. Ma la cosa più curiosa è che Calcante era spesso raffigurato come un uomo barbuto con due grosse ali. E la grotta, secondo alcuni studi, sembra essere la stessa grotta che nel 490 d.C. vide apparire San Michele Arcangelo. Scusami, Shari, un attimo, sì. Volevo capire una cosa, ma certo. Questo Calcante sì. Era al centro di una religione molto popolare, molto, molto grande, molto... Sì. E l'Arcangelo? Eh beh, anche se è stato venerato in Occidente per oltre 1500 anni. Benissimo, e questo Calcante aveva anche le ali? Sì. Ah, sì? Sì. E l'arcangelo? Anche era un angelo. Era un angelo! Cioè, aveva anche lui le ali. E quindi questo Calcante aveva anche dei poteri così che guariva la gente? Sì. Ah, sì? Sì. E l'arcangelo? Sì. Anche l'arcangelo! Tre indizi su tre fanno quasi una prova. E in che periodo è scomparso questo signor Calcante in modo così misterioso? Che periodo? Intorno al V secolo d.C. Ma guarda la coincidenza! Cioè, è quando è apparso l'altro mito dell'arcangelo. E allora, Michele, il caso è risolto. Trattasi di un semplicissimo caso di scambio della personalità. Te pensi di essere uno, l'altro pensa di essere te. Poi fondamentalmente sei la stessa persona. Per esempio, no, io posso pensare di essere te, te pensi di essere me. Sì. Quanto c'hai di piede? 39. Come me? Vieni con me. Maresciallo, adesso ti porto un attimo al maresciallo. C'hai dei documenti? Stiamo percorrendo la strada che da Monte Sant'Angelo ci porta verso la seconda meta del nostro viaggio. Intorno a noi quiete, silenzio e incredibili dirupi, profondi centinaia di metri, che si affacciano sul bellissimo golfo di Manfredonia.
quassù, lontano dal caos e dal rumore della vita moderna, l'anima si nutre di bellezza e di un'infinita pace che permette di vivere momenti di intensa meditazione e di entrare in contatto con il proprio spirito, immersi in un paesaggio aspro, severo e indimenticabile. Giunti in cima, troviamo lei, isolata e fuori dal tempo, la bellissima abbazia di Santa Maria di Pulsano. Secolare luogo di eremitaggio per monaci orientali e latini, il monastero fu edificato nel 591 sui resti di un antico edificio pagano. Dopo un lungo periodo di abbandono, nel 1129 San Giovanni da Matera lo fece risorgere e qui fondò l'ordine monastico dei poveri eremiti pulsanesi. Successivamente fu il beato Gioele a realizzare un importante ampliamento del complesso. L'abbazia, bellissimo esempio di romanico pugliese, è una scenografica struttura in pietra, cinta da possenti mura perimetrali, ed è composta dall'antico monastero di cui rimangono solo poche rovine e da ciò che resta della chiesa abbaziale. Quest'ultima rappresenta sicuramente la parte più importante e caratteristica del complesso. La facciata originaria è andata perduta ed è stata completamente ricostruita conservando solo alcuni degli elementi originari. All'interno, la navata della chiesa termina in un'imponente grotta rocciosa che funge da abside, al cui centro spicca l'edicola del Seicento, impreziosita da una serie di icone che ritraggono immagini sacre. All'esterno dell'abbazia si trovano invece gli eremi di Pulsano, una sorta di villaggio rupestre costruito su impervie scarpate, che fu abitato da monaci ed eremiti fin dai tempi antichi, come testimoniano alcuni affreschi sulle pareti delle grotte. Nel corso dei secoli, il complesso abbaziale ha vissuto numerose incursioni saracene e ha visto il passaggio di diversi ordini monastici. Dopo una lunga serie di vicissitudini e di ripetuti rimaneggiamenti, l'abbazia cadde lentamente in rovina e nel 1969 venne definitivamente abbandonata. Il conseguente degrado, unito ai furti e agli atti vandalici, ne hanno messo a serio pericolo la sopravvivenza. Fino a quando nel 1997, dopo un'attenta opera di recupero, l'abbazia è stata finalmente riaperta al pubblico ed è tornata a splendere della sua originale bellezza. Oggi Santa Maria di Pulsano è un luogo magico e rilassante, che riserva incredibili emozioni da vivere con l'animo sospeso tra religiosa sacralità e infinita natura. Attraversata l'impervia foresta umbra, siamo arrivati in questa spiaggia del Gargano meraviglioso, un po' a spassarcela, diciamo. Questo posto è pieno di turisti, ma pensate che una volta non ci veniva nessuno. Cioè, questi posti belli succede a volte. È arrivato il presidente dell'ENI, Mattei, a buchicchiare da qualche parte per trovare dei giacimenti di petrolio. Poi è rimasto sconvolto dalla bellezza del posto e si è comprato una bella fetta di costa. Ci ha anche costruito un resort. Diciamo che invece che trovare l'oro nero, ha trovato l'oro azzurro. E noi ce la spassiamo. L'ultima tappa del nostro tour sul Gargano è considerata da sempre una terra di confine. Qui infatti, nei secoli passati, finiva l'Europa e iniziava non solo il mare, ma il resto del mondo. Siamo a Vieste, spettacolare paesino collocato sulla punta più orientale del Gargano e abbarbicato su un bianchissimo costone di roccia a picco sul mare che gli ha regalato il soprannome di Perla del Gargano. La cittadina vanta origini antichissime. La sua posizione strategica ha infatti attirato le attenzioni di numerosi popoli, dai Fenici ai Romani, dai Bizantini ai Longobardi, dai Normanni ai Veneziani, passando per Saraceni, Svevi e Angioini. A causa di ciò, Vieste fu spesso esposta a terribili attacchi via mare, che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria dei suoi abitanti. Tra tutti si ricorda quello del 1554, in cui i turchi, guidati dal temutissimo comandante Dragut Reis, entrarono nella città e uccisero 5.000 viestani. Nel centro storico del paese è ancora presente la famosa Chianca Amara, la pietra su cui vennero decapitate tutte quelle persone. Oggi il rosso del sangue è stato sostituito dall'azzurro del mare e dal verde della rigogliosa natura che circondano la città. Beh, Vieste però è proprio una città bellissima, ti fa proprio innamorare, Dario? Che, Dario?
Perché non parli? Che succede? Che fai? Che c'è? Ah, ho capito, adesso scrivi e basta. Vabbè, scrivi. Che è scritto qua? Altrimenti va a finire come la storia del Fazzini. Ma chi è Fazzini? Un amico tuo del bar di Spezia? Mario Matisse. Mamma mia. Allora, pur essendo un professore, un matematico e un fisico, non si è mai deciso a scrivere e nei primi anni dell'Ottocento aprì una scuola privata a Napoli. Ah, a Napoli, ho capito. E tra i suoi allievi vi furono Luigi Settembrini e Francesco De Santis. Era un prete un po' anomalo, famoso per la sua eleganza in abito e cravatta nera. Ma soprattutto in Italia e in Europa per i suoi esperimenti di fisica sull'elettromagnetismo. Vabbè, ho capito, sei bravissimo a giocare a tabù, che influenzarono fisici come Faraday e Hertz. Vabbè, allora qualcosa l'avrà anche scritta questa Fazzini, no? Okay. Ma che? Niente. Ah, proprio niente. Anzi, stava per decidersi a pubblicare i risultati dei suoi esperimenti quando morì di colera. Vabbè, ho capito però. E oggi molte delle sue scoperte portano il nome di qualcun altro. Oh, poveretto. Ma è per questo che hai deciso di non parlare. Perché hai paura che qualcuno ti possa rubare le idee. Ma questa è una notizia meravigliosa, Dario. Ma pensa te, ma questa è proprio una giornata di quelle proprio indimenticabili. Voglio qualcosa da dire, ce l'ho. Certo che ti rubano le idee, Dario. Ma voi vi rendete conto quanto sono fortunata io ad andare in giro per Vieste con un genio muto e io posso dire e fare tutto ciò ma che voglio. Parlo, io La Perla del Gargano è infatti una delle località turistiche più amate della Puglia, capace di far innamorare con le sue spiagge dorate, le splendide insenature, gli affascinanti solotti e l'immensa foresta umbra che respira potente alle sue spalle. Il centro del paese, che ci accoglie con il bellissimo monolite roccioso del Pizzo Munno, è un gioiello tutto da scoprire, fatto di ripide stradine, scalinate e archi sottili. L'imponente sagoma scura del castello Svevo, voluto da Federico II, sorveglia e domina il paese dall'alto. L'altra maestosa vedetta della città è la Cattedrale dell'Assunta, splendida chiesa edificata in stile romanico pugliese nell'XI secolo e consacrata a Basilica Minore da Giovanni Paolo II nel 1981. Distrutta da dominatori e terremoti, è stata più volte ricostruita nel corso dei secoli e per questo nelle sue architetture convivono differenti stili. La facciata e il campanile sono in stile barocco pugliese, mentre l'interno, a pianta a croce latina, ha tre navate e tre absidi, con un incredibile soffitto del Settecento di scuola napoletana che ritrae l'Assunzione della Vergine e i Santi Giorgio e Michele. Bellissima è anche la Cappella del Rosario, dove è conservata una delle opere di maggior pregio della cattedrale, la Pala del 1581, che celebra la Madonna del Rosario con i Santi. Interessante è anche la Cappella di Sant'Anna, dove sono conservati alcuni reperti longobardi del VII secolo e il prezioso coro in legno del 600 che circonda l'altare. Su tutto svetta il fiero campanile in stile barocco, che osserva dall'alto il lento scorrere del tempo in questa candida città che da sempre protende il suo sguardo verso il mare. Vieste è quindi una meta obbligata per chi vuole scoprire il Gargano sacro, ma anche per chi ama l'arte, la natura e il divertimento. Arte, natura, divertimento, in poche parole, il mare. Ma non è bellissimo, Dario? È bellissimo, ma la vedo dura. Ma adesso che c'è? Scusa, mi rompi l'anima ogni volta. Voglio andare al mare, voglio andare al mare, voglio... Adesso ti ho portato al mare, mi tieni il muso. Sì, no, non è il muso, è che però il mare... Ma... Però il mare che cosa? Vorreste ripartire? Sì, dobbiamo rimetterci in via... Non mi dire che hai prenotato il ristorante anche stasera, eh? Non ho prenotato il ristorante, è che noi siamo prigionieri del Gargano. Non si può andare via, chiedilo al Papa.
Chiedilo al Papa. Ma quale Papa, scusa? Chiedilo al Papa. C'è Celestino V. Ah. Ha lasciato il pontificato, voleva scappare e andarsene in Grecia. Sì. Il mare lo ha sempre respinto. Mm-hmm. Alla fine lo hanno riacciuffato e niente. L'ha scritto anche Ignazio Silone in Un'avventura di un povero cristiano. Vabbè, ho capito, Dario, è stato un caso. Un caso? Allora chiedilo a Alessandro III, nel 1117, che voleva andare a Venezia, il mare continuava a respingerlo, ha dovuto spostare il papato qua a Vieste per oltre un mese. Beh, un piacevolissimo fuori programma. Eccolo lì! Puntuale come la dichiarazione dei redditi. No, né puntuale, né in ritardo, né in anticipo. Sono semplicemente sempre qui. Sei sempre qua, praticamente... Avevi in spiaggia, un fricchettone, se ho capito. Fratello Dario, sempre qui non significa un posto geografico, ma una presenza spirituale. Io sono immanente. Ah, non so, una cosa bella, devo farti i complimenti? No, non importa, grazie. Senti, ma allora, cosa dicevi dei fuori programma? I fuori programma sono il segreto della bellezza della vita. Gli imprevisti, le sorprese, sono quelle cose che rendono gli attimi indimenticabili. Sono quelle cose che ti insegnano cos'è la vita. Però a volte le sorprese non sono tutte belle, lo sai? Ovvio, perché voi pensate di tenere sotto controllo tutte le cose. Invece poi le cose non vanno bene e voi ci rimanete male. Ah sì? E quando c'hai l'unico giorno di ferie e poi piove proprio quel giorno lì, allora? Non è bella la pioggia? No. Non è bello sbagliare strada e trovarsi in un posto dove non saresti mai stato? No, no. Perché no, non no. È bello bucare una ruota e poi grazie a quell'incidente incontrare una persona eccezionale? No. Ma eccezionale veramente? Ma dobbiamo tornare negli anni 60 un'altra volta. Michelle. No, Dario, perché laggiù non ci torno, eh? Guarda, se dobbiamo ripartire va benissimo, però non lo faremo con un viaggio nel tempo. Poi guarda il mare, è tranquillissimo. Ma ancora sta sorella del mare, ma il mare lo vedi calmo, non è calmo. Sì. Poi arriva questo vento, arrivano questi cavalloni e respingono anche noi sulla spiaggia, non si può andare, dai. A proposito di cavalloni, sì. Potremmo andare col cavallo. Sì, ma poi non c'abbiamo la sella, non c'abbiamo neanche il cavallo, poi, figurati. Allora andiamo a piedi. A piedi è lontanissimo, figurati. Allora aspettiamo, vediamo che cosa succede. Se no andiamo. Aspettiamo 5 minuti, va, aspettiamo 5 minuti. Guarda, tanto. Dario, 5 minuti perché ci dobbiamo rimettere in moto con Autostrade per l'Italia. Ma aspettiamo qua un attimino, poi magari andiamo... Aspettiamo 10 minuti, 10 minuti, ma sì, tanto cosa ce ne frega. Sì, 10 minuti va bene. Va bene? Sì, sì, sì. Se no andiamo, vabbè, ma aspettiamo tipo mezz'oretta, ma dai, una mezz'oretta, eh? Sì, mezz'oretta, sì. Sì. Venderanno l'anguria da ste parti? Sì. Vado a comprare l'anguria. Ma cosa me ne faccio l'anguria? Ma stiamo qua un'orettina così, ma no, che No, dare un'ora, guarda, eh? Sei in un paese meraviglioso. Davvero? Aspettiamo, sì. Aspettiamo. Vado a vedere se c'è un'immobiliare aperta che stiamo qua un mese. No, ma stiamo qua, ma che un mese, siamo un anno qua, ma che se ne frega.